Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Avionauta, nuovo episodio di questa miniserie di Haven Colony e stiamo provando questa missione a vedere come va, qualche problemino ce l'abbiamo avuto ma nulla di che, qualcosina che ancora non è ben chiaro. Adesso vedete qua c'è un sacco di gente a lavorare, magari possiamo pure abbassargliela sta cosa che c'è, priorità normale, questa cosa priorità normale, sicuramente dovremmo alzare la priorità sul cibo perché... Visto che abbiamo avuto qualche problemino in passato, e qui cambiamo la cultura, la mettiamo al riso. E come si può vedere, non è una velocità di crescita 100%. E anche questa la metterei al riso, che ci frega. Dopodiché, magari ne costruiamo anche un'altra. Che ci facciamo fare broccoli. 3, 4, 3, 4, 4, facciamo qua e ne facciamo un'altra fattoria di primo livello, che ci facciamo fare mais qua in mezzo, perfetto. Quindi togliamo la pausa, vediamo un po' che cosa succede. Numero di lavoratori massimo io lo voglio qua, perché questi droni qua centrali devono essere sempre pronti. 100% efficienza, fanno prima a costruire. Questa è una struttura di livello 1. Adesso facciamo l'upgrade, che ce frega. Ah, ci sono anche le coltivazioni non commestibili, volendo. Questa ha bisogno di energia elettrica, perché se no non fa granché. Questa l'abbiamo portata già a livello 3. Pure questa a livello 2, forse l'acqua pure dovrei aumentare. Ok, pompa fino a 22, che ci frega. C'è un po' d'acqua in più perché non si sa. Stazione dell'acqua, condensatore atmosferico, incredibile. Ok, dove lo mettiamo? Mettiamolo qua, va? Sport 163, costruisci una torre parafulmini. Edifici di difesa, torre parafulmini. La mettiamo in mezzo perché se è parafulmini. Bene, di fuori siamo un po' lontani. Speriamo che non mi cade un fulmine sopra qua, cosa? Eccolo qua. Abbiamo costruita, ci ha dato del grano. Popolazione 28 su 66, abbiamo ancora tanto spazio, dobbiamo arrivare a 124 possibili, quindi non abbiamo bisogno di costruire altre strutture. Costruisci altri 3 edifici così a caso. Ok, potremmo costruire qualcosa che dia un po' di felicità. Mega struttura, ad averci. Strutture tecnologiche, centro ricerca. Vabbè. Miniera laser, macchinario di naniti, macchinario di naniti livello 2. Ma quindi lo potevamo fare l'upgrade? È già di livello 2, perfetto. E che cappero costruiamo? Non lo so, cioè c'ho di tutto. Magari posso fare un pannello solare di livello 3. Qua, perché no? Potrei fare un'altra batteria energetica. Mettiamo qua. Facciamo un'altra qua. Perfetto. Così, tanto per darti una mano a te, che poi che aggiunga 3 strutture. Una è completata, un'altra su 2. Perfetto. Quindi il riso va via. La popolazione è arrivata a 85% su 100. Non so quale sia l'obiettivo finale di questa missione. Vediamo un po'. Quindi ho 12 immigrati. Sì, magari ci avviciniamo alla fine di questa missione. Non credo che per il resto abbiamo problemi. Ecco qua, in inverno abbiamo sempre problemi di cibo a quanto pare. Ok, questo sta arrivando, dovrebbe posare, non so quanta gente, no, è commerciale, pardon.
Quindi è qua che abbiamo gli immigrati, stanno arrivando adesso. Li dovremmo superare i 100. Ok. Nuova missione è costruire un centro di ricerca. Ho detto pure, ma non mi serve invece. Mi serve. Allora, vediamo un po' questo se ha bisogno di stare vicino a... Mi sa di sì. Quindi lo dovremmo mettere qua. Metto qua a sfondo i campi. Lo metto qua. Spero che non avrò problemi con la gente che arriva. Un attimo solo. Ecco qua, vediamo un po'. Ok, è tempo di referendum. Vediamo un po' che cosa succede. Sposta c'è un santa riso, riso è quasi andato. Il referendum dovrebbe passare perché si basa sulla felicità delle persone. Ricerca luce cerulea. Qui all'interno della ricerca. Ok, nessuna ricerca selezionata. Dov'è che si. Ecco qua, luce cerulea. Eccola. Selezionata, la starà ricercando. Vinci un referendum. E vince le tue prime elezioni. Mantieni felici i coloni. Avrai bisogno del 50% dei cittadini felici per vincere. Il primo referendum si terrà il prossimo anno. Quindi tra un po', passando il tempo, dovrebbe darci il referendum. Parafulmine viene colpito. Obiettivo completato. Abbiamo sempre questo problema di cibo. Quindi prima o poi. Io, allora, a livello commercio forse è il caso adesso che se abbiamo finito quella di esportare il riso, sì, l'abbiamo finito, quindi non esportiamo più niente. Questo ci dovrebbe alleviare un po' il problema del cibo. Questa faceva broccoli, facciamo l'upgrade. Uso potassa, dovrebbe servire per aumentare la fertilità. Nuova missione disponibile, grazie per il carico di riso. Esporto 200 broccoli. Vuole il broccoli, controventi di porridge. Ok. Crescimento di zorio. Ah, questo è per produrre elettricità. Perfetto. Naniti non abbiamo problemi. Abbiamo problemi solo col cibo. Però siamo in inverno, pesto. Vediamo un po' quanto tempo ci vuole. Andiamo avanti, va? Abitazioni insufficienti addirittura. Ok, qualità dell'aria. Ecco qua. Allora, quindi innanzitutto lavoriamo sulla qualità dell'aria. Ok, qualità dell'aria. Filtro dell'aria. Lo mettiamo qua. Quanto la gasificazione la mettiamo qua. E un'altra la mettiamo qua. Alla fine dell'inverno voteranno praticamente, quindi ci vuole un altro anno. Andiamo ad aumentare tutte queste ventole. Filtro dell'aria lo mettiamo qua. Ok. Abitazioni insufficienti. Adesso sono tutti incazzati, no? Giustamente. C'è un po' di criminalità. Problemi di cibo di nuovo. Quindi dobbiamo costruire. Facciamo una serra, cavoli, eh? Una serra di. Oh. Meloni? Ok, facciamola. Vediamo un po' come funziona. Ok, alla fine comunque è diventato un cluster, nonostante abbia cercato di dare respiro alla struttura.
Adesso ho anche una sala di livello 2, upgrade. Ok. Però che questo risolve il problema cibo. In questo momento è 10.7. Qui vediamo se riesco a dare qualcosa a loro. L'ospedale, ecco, magari un bel ospedale. Qua potrebbe dare una mano. È un centro realtà virtuale addirittura. Lo mettiamo qua. Poi facciamo un bel tunnel che mi porta qui. Perfetto. Questo dovrebbe aiutare un po' gli amici. Paghi milità, non so cosa si possa fare. Edifici di difesa? No. Punto vendita, parco, bar, ristorante? No. Ok, nuova missione disponibile, costruisci un impianto chimico. Dove sta questo? Mettiamo qua su. Tanto ormai ci siamo arrivati, qua su. In più aumenteremo gli alloggi in qualche modo. Vedete, uno dei problemi era questo. Quindi mi serve più spazio per la gente. Facciamo un habitat 2 qua. Ok, vai. Magari a questi gli mettiamo un parco. Non so a livello energetico se reggerò, eh. Vediamo se qui non c'è problema. Ho altri geyser da qualche parte? No. Ok, saliamo di... Un'altra turbina la mettiamo qua, non posso, qua. Un altro pannello solare lo mettiamo qua. Andiamo un po' più veloce, eh? Ora la serra qui. Un po' di farci lavorare più gente dentro, ma i broccoli li sto esportando un po' alla volta. Produci 200 luce cerulea. Impianto chimico, che non mi ricordo dove cavolo ho messo. Questo è un parco, questo è un habitat, questo è un impianto chimico. Qui devo dire cosa devono fare. 75% di voto, va bene. Come si... Luce cerulea. Però dice che è grigio, perché? Allora, gli serve entari e salvia di xeno. Quindi... Entari, se... io c'avevo queste. Faccio due fattorie di livello 1. Entari, dove stanno? Eccoli. 5-2. E salvia di Xenio. Sì, ho capito, non rompe le scatole, so che ho vinto. 4-2, la mettiamo qua, una qua e un'altra là, perfetto. Sono tutti contenti, io lo so, bravo. Ok, quindi questa mi dovrebbe produrre i prodotti. Mettiamoli un po' più veloci. Ok. Qua il centro chimico dove che stava? Qua. Cara, non so, problemi sempre col cibo io in inverno, è una cosa incredibile. Torre parafulmi, ok. Centro di commercio inattivo, quindi non sto facendo un cavolo.
Esporta 25 ferro. Ah, esporta questo. 20 naniti per 150 roba da magna, mi piace. Nuova missione. Esporta 250 orso. Vabbè, devi aspettare che esporti prima quello. Ok, finita la cosa. Ok, la luce cerulea sta cominciando a produrla. Ci darà le caramelle, eh? Dovrei esportare l'orzo adesso. Quindi gli facciamo esportare l'orzo, però dobbiamo lavorare. Ok. Qui c'è il riso e qui c'è l'orzo. Ma ci sto ancora esportando questo. Vabbè, esporta l'orzo. Per le caramelle. Nuova missione disponibile. Costruisci un grattacielo. Grattacielo. Richiede un grattacielo di livello 1. Anche siete. Arrivo subito, papà. Grattacielo di livello 1. Mettiamo qua. We'd like you to expand your colony's population. I need your help to balance our supplies on the colony ship. Quindi la luce sono riuscito a produrla, a quanto pare, visto che adesso ci chiede di esportarla. Stiamo esportando l'orzo, ci chiede di arrivare a 200 di popolazione, sarà questione di tempo. Il grattacielo è qua. Chiudo un attimo prima per problemi tecnici, come avete potuto capire. Vi ringrazio ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio.